Direttore, ci troviamo di nuovo qui per celebrare e presentare questo importantissimo torneo che ci sarà il 31, il 1 e il 2 giugno, dove parteciperà anche la squadra giovanissimi dell'Ascoli. Sì, tra parentesi ho avuto anche la fortuna e l'onore di partecipare alla cena di presentazione che c'è stata, se non sbaglio, un mesetto fa, dove ho potuto intuire i valori che si nascondono dietro questa grande iniziativa. L'Ascoli parteciperà, spero che possa fare una buona figura, viene da un'annata particolarmente difficile e da un punto di vista organizzativo per mille motivi e per essere arrivati un po' stanchi dopo quest'ultima gara che ci ha visti soltanto per un punto non poter accedere alla fase playoff, però quindi sarà un motivo in più per monitorarli in virtù della prossima stagione. Lei sarà anche uno dei relatori dell'importantissimo convegno che ci sarà il 31 maggio. Di cosa parlerete? Ma il tema che mi hanno assegnato è esperienza, un tema molto largo, quindi molto lato, esperienza nel settore giovanile, quindi se ne volesse parlare occorrerebbe un seminario soltanto per questo tipo di argomento. È chiaro che magari improvviserò solamente un qualche spaccato delle mie esperienze che possano tornare utili e spero possano essere di interesse delle persone presenti. Questo torneo alla memoria del grande Peppe Mascetti si sposa benissimo con la nuova filosofia dell'Ascoli Calcio basata sui giovani e infatti la sua chiamata è arrivata proprio per questa motivazione, ripartire nel nome dei giovani. Io questo torneo a cui partecipo per la prima volta lo sento particolarmente perché ho avuto un'esperienza analoga. Io sono stato per ben 17 anni allenatore nella Renato Curi di Pescara. Sono stato a giocare anche in questo campo glorioso che in questo momento ho alle mie spalle e ho avuto la fortuna di avere un presidente in quella società, Daniele Ortolano, che era una figura super partes, un medico. Che sicuramente va al di là dei maneggioni e di tanti brutti personaggi che purtroppo animano il mondo del calcio attuale. E nella serata di presentazione, quando ho avuto appunto il piacere di poter essere invitato, ho capito dalle persone che ricordavano questo presidente, questo personaggio Mascetti, che personalmente non ho avuto il piacere di conoscere personalmente, se non da avversario quando sono venuto a giocare con Renato Curi, che si tratta di uno di quei personaggi che hanno fatto la storia e di uno spessore morale. Che ha lasciato sicuramente un'eredità che spero sarà raccolta in maniera importante. Vedo che è stata raccolta e spero continui ad essere raccolta anche da altre realtà. Con Batterluzzi ci siamo, il grande evento sta arrivando, a che punto siamo con l'organizzazione? Sì, diciamo che è cominciato il conto alla rovescia, siamo nell'ultima settimana, insomma, il tempo è volato, anche se insomma, le cose da fare erano tante, le difficoltà sono state tante di varia natura, però insomma, siamo tutti insomma, soddisfatti e anche carichi, anche responsabilizzati perché non è una responsabilità da poco, perché questa è un'operazione che in altre epoche diverse Pippo Mascetti ha saputo fare con grande passione, con grande anche capacità e quindi noi raccogliere, tra virgolette, la sua eredità è una responsabilità grossa. Ne sentiamo il peso e speriamo che tutto vada bene, insomma, ce l'abbiamo messa tutta quantomeno per onorare nel migliore dei modi la memoria di un grande. Col signor Chiovini per cercare di tracciare il programma di questo importantissimo convegno che si terrà il 31 maggio che aprirà il torneo Città di Ascoli. Sì, dunque, nella ricorrenza di un torneo come questo, in memoria di un monumento di quello che è stato lo sport della nostra città, non poteva mancare un incontro nel quale parlare un po' delle problematiche del calcio giovanile. Siccome questo era un tema al quale Pippo Mascetti era legatissimo, perché comunque lui ha fondato tutta la sua attività su quello che riguarda la crescita del giovane, il progetto educativo, e quindi non potevamo non allacciarci anche a questo ambito. Per cui abbiamo organizzato questo convegno, speriamo di avere una buona affluenza, anche se il sabato sera alle 21 è un orario un po' particolare. I relatori sono di primissima qualità. Due di loro si occuperanno direttamente delle problematiche tecniche dei giovani calciatori e sono il professor Marziali, che è responsabile della Federazione Gioco Calcio per quel tipo di settore nella nostra regione. Poi c'è il signor Di Mascio, che è il responsabile del settore giovanile della
neonata società Ascoli Picchio, e loro, come dicevo, parleranno entrambi di quelle che sono le problematiche tecniche dei giovani calciatori. Poi c'è il dottor Colautti, figlio del mai dimenticato Mario Colautti, che è il medico sociale dell'Associazione Sportiva Roma, che parlerà delle problematiche relative alla crescita fisica dei ragazzini, perché purtroppo oggi troppo spesso si pensa ad insegnare il tiro in porta, il colpo di testa, e non si lavora in maniera sufficiente su quelle che sono le problematiche emotive, per cui si viene fuori in quello che è il problema dell'abbandono precoce e tutta un'altra serie di cose. Per cui il dottor Colautti parlerà in maniera molto precisa di questo aspetto. L'ultimo relatore, non per ordine di medico, è un ascolano, il professor Silvaggi, che è stato per tanti anni direttore tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Lui si occupa nel suo ambito professionale, è docente all'Università di Tor Vergata, si occupa di teoria e metodologia dell'allenamento, e lui parlerà dell'aspetto della preparazione fisico-motoria nella fascia di età 11-14 anni, che dal punto di vista evolutivo è, sapete benissimo, il punto più importante. Cinzia, ci siamo, sale l'adrenalina, tutto è pronto, la serata di oggi per stare insieme, per cercare di caricarsi in vista di questo evento che ha creato tanto entusiasmo in città. Sì, la serata questa sera è proprio l'avvio del torneo. Abbiamo riunito tutti coloro che ci danno una mano, insieme non solo il comitato promotore questa volta, ma anche tutto lo staff tecnico, i medici che ci aiuteranno, gli accompagnatori, abbiamo degli accompagnatori per ogni squadra, lo staff che sarà al campo e gli addetti a qualsiasi cosa possa servire. Abbiamo cercato di realizzare un torneo nel piccolo ma in modo professionale. Siamo contentissimi. Ormai siamo al via, l'emozione è a mille, si vede, credo, si sente, però siamo veramente contenti, forse non speravamo neanche noi, ma adesso veramente abbiamo anche tanto calore intorno, tante persone ci manifestano la loro simpatia, ci vogliono aiutare, ogni giorno abbiamo segnali anche dai grandi club, devo dire che sono contenti di questa iniziativa. Ricordiamo che riprendiamo il torneo Città di Ascoli, che è un torneo fondato da Giuseppe Mascetti, arrivato alle 9 edizioni e poi interrotto, e per questo noi abbiamo voluto chiamarlo 10ª edizione. Ma siccome oltre il torneo, che aveva proprio la caratteristica di puntare ai giovanissimi, a quelli che saranno non solo i campioni ma anche gli uomini del domani, noi abbiamo puntato molto a far passare questo messaggio, a quello che tutti mi hanno manifestato dicendo che questa scuola di calcio, l'Elettrocarbonium, il gruppo sportivo, il San Marcello, è stata una scuola di vita prima ancora che di calcio o di sport. Lo sport vissuto come esperienza comportamentale, e poi ci porteremo tutti dietro. Quindi noi per questo abbiamo voluto organizzare, oltre a una semplice competizione, un momento festoso, gioioso di tutti quelli che vorranno partecipare e che sono stati parte di questo gruppo sportivo. Una partita grandi glorie e che si terrà il 1° giugno alle 18:30 e che vedrà proprio la partecipazione di tutti quelli che sono passati per questa scuola calcio, ma anche al 31, giorno d'inizio, alle 21 alla Sala Docens, un convegno proprio sul valore di questo sport nel percorso che i giovani fanno nella loro fase più importante, anche forse più critica. E poi per il resto sarà una festa, perché noi vogliamo che non solo il calcio ma tutto lo sport ritrovi questo clima gioioso e che tutti possano essere uniti, sì, per competere e certamente per provare a vincere, ma anche proprio per uno spirito di rispetto dell'altro che poi ci portiamo anche al di fuori del campo, anche se io sul campo non ci sono mai stata. Però grazie a tutti, ringrazio tutti, non faccio i nomi perché sono tantissimi, vi aspetto tutti numerosi ai campi, anche fuori, e in questo clima di gioia e di festa tutti assieme.